Ciao a tutti, bentornati. Sono vestita come nel video precedente, non vi scandalizzate, però ho un po' di tempo in più e quindi ne ho approfittato per girare un video. Questo video è il video dei prodotti, degli ultimi acquisti fatti nell'ultimo periodo. Ho fatto degli acquisti da Douglas, Nabla, farmacie, insomma, delle cosine. Non sono tante cose, è giusto questa piccola bustina, però sono delle novità e quindi volevo mostrarvele. Allora, partiamo da Glass, ve lo mostro dopo, vi mostro cose che forse non vi aspettate. Andiamo così. Sono forse anche gli scontrini, quindi forse posso anche dirvi i prezzi. Allora, tra gli ultimi acquisti che ho fatto, ho acquistato dei prodotti labbra. Prodotti labbra intendo, non rossetti, ma prodotti labbra, balsami o trattamenti labbra. Allora, ho acquistato, finalmente lo cercavo da un sacco di tempo, questo famosissimo balsamo per le labbra di Nuxe. Lo cercavo da un sacco di tempo, tutti me ne parlavano bene, però il fatto che fosse in questo nel pottino non mi convinceva, proprio perché non lo trovo chissà quanto igienico, perché può capitare che magari non abbiate le mani pulite e quindi sia scomodo applicarlo, a differenza di un burro cacao o di un prodotto da un tubetto, è chiaramente un po' più scomodo. Però ero molto molto curiosa perché tutti me ne hanno parlato bene, ho sentito solo parlare bene di questo prodotto. Addirittura tutti dicono sia il prodotto migliore per le labbra per idratarle. Sapete, perché ultimamente ve l'ho anche detto, che ho le labbra molto molto screpolate, quindi ho deciso di provare questo prodotto perché ho bisogno di idratarle tantissimo. Come vedete, il prodotto è così, l'ho provato un paio di volte per curiosità e la profumazione è molto agrumata. In realtà sento, non sento chissà quanto miele, ma sento quasi come se fosse arancia, però non lo so. Ho questa sensazione, però insomma, questo prodotto labbra va a idratare un sacco e ha un effetto anche sia nutriente che riparatore per le labbra. Non posso dirvi nulla perché l'ho provato davvero una volta e vi farò sapere. Sempre in farmacia, vi faccio vedere i prodotti da farmacia che ho acquistato. Andiamo per ordine. Sempre in farmacia, ho acquistato sempre per le labbra questo prodotto di Rouge. Volevo un prodotto idratante che andasse anche un po' a rimpolpare le labbra e mi hanno consigliato questo qui di Rouge. In realtà volevo provare quello di Lab Care che non c'era, che tra l'altro ho ordinato. Proverò anche quello. Ultimamente mi sto dando ai prodotti per labbra di questo tipo, ne ho un sacco. Oltre a quello di Kiehl's, adesso sto provando questi. Questo qui ha un effetto, in realtà è un prodotto che sembra quasi crema perché è bianca. Non so dirvi granché perché non l'ho provato. Dice che sono delle gocce labbra volumizzanti e idratanti e nulla. Spero soltanto che non sia come il prodotto di Kiehl's, che in realtà va a seccarle tantissimo invece di idratarle, se non al momento. E spero che mi dia anche quell'effetto un po' rimpolpante. So benissimo che io non ho bisogno di rimpolpare chissà quanto le labbra, lo so. Però insomma, questo effetto labbra sane, un po' rimpolpate, a me piace, non, cioè non mi dispiace ed ero curiosa di provarlo. Quindi questo qui di Rouge, sempre di Rouge, un prodotto stra pubblicizzato, di cui tutte le influencer ne parlano e mi hanno infatti influenzata, è il mascara, il 41, il nuovo 41 di Rouge. In realtà io ho preso solamente il mascara, ma in realtà vorrei provare anche il siero, perché dicono che il siero sia davvero quasi miracoloso, che vada ad allungare tantissimo le ciglia. Non l'ho provato neanche questo qui. Lo scovolino mi sembra davvero molto interessante perché ha questa forma a mezzaluna. Lo scovolino mi sembra anche molto interessante, di quelli che piacciono a me, molto cicciotti. Spero non sia troppo cremoso, che sia proprio il tipo di scovolino che piace a me. Però tutti ne parlano benissimo, tutti dicono che faccia un effetto super ciglia finte quasi. E quindi mi sono fatta influenzare un sacco perché è stra pubblicizzato e quindi l'ho acquistato per questo e vi farò sapere di questo qui. Poi, altro prodotto acquistato nell'ultimo mese è l'eyeliner di Nabla. Questo qui l'ho provato un po' di volte, anzi ce l'ho anche oggi, e devo dire che è l'unico prodotto occhi come eyeliner che mi piace, fatto in questo modo. Come sapete io adoro, ve l'ho sempre detto, io sono abituata ad utilizzare l'eyeliner nel tubetto. Questa tipologia a penna non mi piace, però lei, essendo no, non in feltro ma con le setole, devo dire che non l'ho utilizzato molto perché stavo aspettando, perché volevo mostrarvelo, però ero troppo curiosa. L'ho appunto provato, devo dire che effettivamente mi piace tanto. Altro prodotto acquistato nell'ultimo mese è il Brow Brow di... Si chiama Brow Brow? No, il Gimme Brow. Che
Cavolo, ho detto il bro bravo, il gimme bravo di Benefit, e che sarebbe appunto il mascara per le sopracciglia. Questo qui anche non lo sto utilizzando ancora perché volevo mostrarlo, l'ho utilizzato solamente una volta perché ero troppo curiosa, perché questi due li ho presi da, sono state le prime cose che ho acquistato durante il mese e quindi non ce l'ho fatta, non ho resistito, tanto che ho buttato anche le scatole. Io ho preso il numero 3, spero dovrebbe andare bene, in realtà l'ho provato 2 volte. Ora finalmente posso metterlo, posso togliere questi prodotti da questa busta maledetta e metterli nei cassetti. Ho preso lo 03, dovrebbe andare bene. Non l'ho utilizzato senza, diciamo, il prodotto che utilizzo sempre, quindi senza, io utilizzo il pottino come prodotto per sopracciglia, il gel. Non l'ho utilizzato senza quello lì, l'ho utilizzato come top coat. Non so come sia utilizzato senza nulla, non so se vada effettivamente a colorare, a riempire i vuoti, non ve lo so dire, però anche questo qui, strausannato, strapubblicizzato, mi hanno convinta, insomma. Poi, da Douglas ho preso 2 cose. Mi serviva un fondotinta, mi serviva un correttore perché i miei sono terminati, ho terminato quello di Diego Dalla Palma, e mi serviva, volevo un correttore che per le occhiaie, che mi andasse a, per una volta, a levigare il contorno occhi, soprattutto che non mi andasse nelle pieghe, soprattutto. E ero molto molto scettica su quale prendere, io ho un sacco di prodotti in mente che vorrei provare, tra cui quello di NARS. C'era anche questo di Smashbox è una marca che io non ho mai, un brand che io non ho mai provato, però lo trovo un brand molto professionale, molti ne parlano bene, e mi sono detta, vabbè, quasi quasi provo questo. E ho preso lo Studio Skin Flawless 24 ore Concealer, non l'ho ancora provato, perché l'ho preso qualche giorno fa, un paio di giorni fa, ed è questo qui, io ho preso il numero Light Neutral da 8 ml. Se riesco a dirvi anche il prezzo, ve lo dico, se qui c'è scritto, però penso di no, forse qui ce l'ho. No, mi dice solo l'importo, 56 euro, però acquistando dei prodotti avevo anche lo sconto. Vabbè, comunque, penso una ventina d'euro, non mi ricordo bene, comunque. Ma al massimo vi lascio il link al sito di Douglas, così potete anche vedere. La commessa me l'ha anche applicato. Obiettivamente, chiaramente di primo impatto quasi tutti i prodotti sembrano fantastici, meravigliosi, tutto ok. Io volevo chiaramente testarlo a lungo, cioè durante la giornata. Devo dire che quel giorno me l'hanno applicato, io la sera avevo ancora. Miracolosamente, non mi capita quasi mai, il correttore perfetto. E chiaramente lei mi aveva applicato anche un po' di cipria, non mi era andato nelle pieghette, era rimasto piallatissimo, quindi spero vivamente che questo sia il fondotinta, perché dico fondotinta? Il correttore che io cerco, lo spero davvero. Dicono sia così, speriamo, speriamo, noi ce l'auguriamo. Altra cosa, e ultima, che ho acquistato da Douglas, è questa palette, ed è la Kali Contour Palette, la Shape Bronze & Glow, questa qui insomma è anche lei molto molto pubblicizzata, io l'ho vista in diversi video, tipo mi sa Mr. Daniel Makeup la utilizza un sacco e lui mi ha convinto a prenderla, in realtà, ops, c'è anche la velina, ed è questa palette, io in realtà questa qui l'ho più o meno provata, ho provato il blush e ho provato anche il prodotto per contouring. Io la trovo molto l'ho presa perché la trovo una palette molto completa, soprattutto per quanto riguarda il contouring, l'illuminante, il blush, cioè penso abbia tutto. Trovo che soprattutto per magari se viaggiate molto, con questa qui avete praticamente tutto, anziché portarvi la cialdina del blush, la cialdina del bronzer, quella del contouring, quella dell'illuminante, qui avete tutto ed è fatta. In realtà io ho avuto la fortuna di sfruttare lo sconto che avevo, non costa poco, penso costi sulle 40, 36-40 euro, però ho trovato anche le polveri molto molto valide, molto buone, insomma non lo so, vi dirò meglio col passare del tempo e quando l'avrò testata bene, però cercavo una palette completa viso e quindi ho visto lei e ho preso lei perché insomma ero molto molto curiosa, ci giravo intorno da un sacco di tempo. Nulla, questi erano tutti i prodotti, gli ultimi acquisti, come vi dicevo non sono tanti, però volevo farveli vedere prima di testarli e prima di potervene parlare, anzi pensavo di fare un video in cui mi preparo con voi con le ultime novità che ho acquistato, in realtà ho degli altri acquisti da fare, magari inserisco anche gli ultimi acquisti che farò e magari potete
proviamo insieme come first impression o comunque sulle cose di cui già so dirvi qualcosina in più, vi faccio una recensione un po' più approfondita e un po' più completa. Nulla, questi erano i miei acquisti, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto.